Sempre a chi partecipa di staccare l'audio, poi ovviamente in fase di discussione chiedete la parola e diciamo auspichiamo parecchie domande. Ecco, partita la registrazione. Va bene, allora buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo terzo incontro del nostro seminario su Dante. Abbiamo cominciato con uno specialista di Dante, Pasquale Porro. Abbiamo avuto, e lo abbiamo visto prima, il nostro dottorando Stefano Pellizzari. Oggi per me è un grande piacere avere qui con noi Marco Gallarino, che è, come dicevamo prima, nella fase informale, diciamo, del colloquio, prima dell'inizio, una presenza in questa università da molto tempo ed è anche presente nelle nostre commissioni d'esame. Marco Gallarino è attualmente docente presso un liceo, si è laureato a Milano, ha fatto un dottorato a Milano sul pensiero di Dante, precedentemente era stato borsista presso un prestigioso istituto, l'Istituto Italiano di Studi Storici di Napoli, ha varie pubblicazioni proprio su Dante, fra cui, diciamo, spicca un libro pubblicato dal Mulino nel 2013 su metafisica e cosmologia in Dante e diciamo, il tema di cui ci parla oggi è evidentemente connesso a queste sue ricerche sui fondamenti metafisici del pensiero dantesco perché ci parlerà della progressione dall'uno al molteplice in Dante. Marco, ti ringrazio ancora e ti do la parola. Sai che diciamo, hai come dire, il tempo per la tua presentazione e che poi alla fine facciamo sempre e finora c'è stato un vivace dibattito. Grazie Marco. Grazie Luca. Allora, buongiorno a tutti e grazie per la vostra partecipazione a questo seminario. Io appunto mi sono occupato preparando diversi articoli, una monografia durante la mia carriera di pensiero dantesco, in particolare di metafisica dantesca e della connessione con determinate, tra determinate tematiche metafisiche e determinate tematiche fisiche cosmologiche. E, stasera parlerò della proprio andiamo al cuore della metafisica dantesca perché ci occupiamo della progressione dall'uno al molteplice, quindi come da Dio causa prima e potenza infinita deriva il mondo molteplice, il mondo delle forme, del mondo sublunare. Quindi com'è possibile che da una causa unica e semplice, che è la causa divina, consistente in una potenza infinita, derivi un mondo fatto di forme finite, determinate e molteplici. E questo argomento quindi verterà in particolare su due questioni. La prima è proprio la modalità attraverso cui la potenza causale infinita di Dio viene determinata da enti successivi, in particolare i cieli mossi dalle intelligenze angeliche conformemente alla volontà di Dio. Sono degli strumenti che Dante mette all'opera per determinare l'unica potenza causale divina. E poi vedremo come queste forme che vengono contratte dall'azione dei cieli vengono attribuite agli enti del mondo sublunare. E con le questioni connesse con questa attribuzione. Quindi l'informazione del mondo sublunare porta con sé alcune questioni di carattere metafisico e fisico che riguardano in particolare la resistenza della materia all'informazione stessa operata dai cieli. Dante infatti sottolinea il fatto che la perfezione causale di Dio causa prima viene poi a essere contratta, ma a volte addirittura ostacolata sia dalle cause seconde, cioè i cieli che concorrono all'attribuzione delle forme agli enti del mondo sublunare,
sia dall'intervento della materia stessa, perché la materia stessa non è spesso nella condizione ottimale per ricevere tutte le perfezioni che derivano dalla causa informante. Ecco, so che nell'uditorio ci sono molti studenti e quindi partirei con una descrizione generale del cosmo dantesco per vedere come è strutturato e poi affronteremo i testi. Sono testi soprattutto della Divina Commedia, molto pregnanti, e con l'ausilio anche di alcuni testi invece tratti dal terzo trattato del convivio. Adesso provo a fare la condivisione. Ecco, si vede il testo? Sì, bene. Sì, lo vediamo, grazie. Grazie Luca. Benissimo, allora vado subito alla fine del testo dove ho posto questo disegno che ci indica la strutturazione del cosmo dantesco. Al centro del cosmo dantesco sta la Terra e la Terra, diciamo, è nel cuore del mondo sublunare, si chiama mondo sublunare quella sezione del cosmo che è posta al di sotto del cielo della Luna, quindi quella sezione del cosmo che non appartiene ai cieli, che sono caratterizzati da un moto circolare uniforme, ma appartiene al mondo dei quattro elementi caratterizzati invece da un moto rettilineo. I quattro elementi, come sappiamo, sono la terra, l'aria, l'acqua e il fuoco. Quindi, mentre il cielo è composto di un elemento estraneo al mondo sublunare che si muove di moto circolare uniforme, gli elementi che compongono il mondo sublunare sono diversi da quelli che compongono il cielo. Sono i quattro elementi che abbiamo citato prima, che si muovono di moto rettilineo e che tendono ad andare ad occupare i loro luoghi propri, quindi la terra, quello più basso, poi progredendo c'è il luogo proprio dell'acqua, poi quello dell'aria e poi quello del fuoco. E quindi al centro abbiamo il mondo sublunare, costituito proprio dalla terra, attorniata dall'acqua e dall'aria, e il mondo sublunare è cinto a sua volta dalla sfera del fuoco, appunto essendo il fuoco l'elemento più leggero, diciamo, occupa una sfera che cinge il mondo sublunare nella sua parte più alta. Al di là della sfera del fuoco troviamo i 9 cieli fisici e poi il decimo cielo che è un cielo teologico. I 9 cieli fisici sono il primo cielo che è quello della Luna. I cieli dobbiamo immaginarceli come delle sfere cave che contengono i cieli inferiori, o nel caso della Luna contengono il mondo sublunare, e che recano al proprio interno, come un gioiello incastonato, il proprio pianeta o il proprio luminare, o nel caso dell'ottavo cielo, le stelle fisse. Il cielo della Luna è il primo cielo, quello più vicino alla Terra, e reca appunto il luminare della Luna. Poi abbiamo il cielo di Mercurio, che è il secondo cielo, il terzo cielo è il cielo di Venere, il quarto cielo è il cielo del Sole, quindi un altro luminare, il quinto cielo è il cielo di Marte, il sesto cielo è il cielo del pianeta Giove, il settimo cielo è il cielo di Saturno. Oltre il settimo cielo abbiamo un cielo che non reca più un singolo pianeta, ma che reca una pluralità di astri, ed è il cielo delle stelle fisse. Il cielo delle stelle fisse si chiama così perché le stelle, pur muovendosi nel cielo durante il corso della giornata, mantengono la propria
posizione reciproca in maniera fissa, mentre i pianeti, appunto pianeti erranti, variano la propria posizione nei confronti delle stelle fisse. E al di là di questi otto cieli che recano appunto pianeti luminari o stelle, c'è un cielo che non reca nessun astro, ma che è molto importante perché è il cielo che attribuisce il moto ai cieli inferiori, che è il nono cielo, il primo mobile, chiamato anche cielo cristallino. Il primo mobile, appunto, è un cielo velocissimo, il più veloce di tutti, essendo il più esterno, il più ampio, e con il suo moto trasferisce proprio il movimento ai cieli inferiori. Al di là del primo mobile abbiamo poi il cielo empireo, che è un cielo eminentemente teologico, che è sede dei beati, sede delle gerarchie angeliche, che vediamo rappresentati qui. I beati si dispongono in una candida rosa quando Dante ne vede la rappresentazione finale nella Divina Commedia, una candida rosa di beati seduti sui loro scranni e divisi tra credenti in Cristo venturo e credenti in Cristo venuto. E poi nell'Empireo, l'Empireo è anche la sede delle nove gerarchie angeliche. Una piccola curiosità: Dante ci dice di incontrare i beati anche nei cieli inferiori. Noi ricordiamo dalla lettura della Divina Commedia che Dante incontra i beati nel cielo della Luna, nel cielo di Mercurio, per esempio, nel cielo della Luna trova Piccarda Donati, nel cielo di Mercurio trova Giustiniano e così via. E la presenza di queste anime nei cieli inferiori avviene, diciamo, per un motivo didattico, cioè per consentire a Dante di incontrare questi beati in una condizione più favorevole alla sua comprensione della realtà in cui viene a trovarsi. Ecco, l'incontro con questi beati quindi ha questo valore proprio di iniziazione di Dante alle verità più importanti, più sublimi che apprende nel paradiso, e di preparazione alla visione beatifica di Dio che consegue nel 33° canto. Poi Dante però ritroverà i medesimi beati anche seduti nella Candida Rosa, dopo che Dante avrà compiuto questo percorso e avrà ricevuto gli insegnamenti che gli vengono impartiti, ritroverà i beati seduti nella Candida Rosa e in seguito potrà avere la visione di Dio. Una cosa particolare da vedere: noi abbiamo visto che nei diversi cieli Dante incontra diversi tipi di spiriti. Infatti, gli spiriti si dispongono nei diversi cieli conformemente alle caratteristiche, diciamo, alle virtù che questi cieli posseggono e attraverso le quali hanno agito sulle vite di questi beati. Per esempio, gli spiriti amanti, che sono stati infervorati dall'amore e dalla carità, risiedono nel cielo di Venere, perché il cielo di Venere, con la sua virtù, guida nelle vicende umane, nelle vicende del mondo sublunare, guida ciò che ha a che fare con la virtù dell'amore. E così, infatti, nel cielo della Luna troviamo i mancanti e i vuoti, nel cielo di Mercurio gli spiriti attivi, ma per
per desiderio di gloria terrena, nel cielo di Venere gli spiriti amanti, nel cielo del Sole i sapienti, nel cielo di Marte, Marte ovviamente è il pianeta che dirige le questioni guerresche, quindi i combattenti per la fede e i martiri delle crociate, nel cielo di Giove troviamo gli spiriti giusti, nel cielo di Saturno gli spiriti contemplanti. E poi in seguito ci sono altre visioni che Dante consegue nei cieli successivi. Questo è un carattere molto importante, cioè ci dice che Dante, conformemente a una concezione molto diffusa a quel tempo e risalente all'antichità, crede che i diversi cieli hanno delle virtù specifiche che vengono da essi operate sulle realtà del mondo sublunare, cioè ogni cielo ha una virtù specifica. Vedremo che questa non è una semplice convinzione che diciamo, avvicina Dante a un astrologo del mondo moderno. Questa convinzione è qualcosa che ha un profondo radicamento metafisico e proprio i cieli con la loro proprietà specifica, con la loro virtù propria, concorrono alla formazione del mondo sublunare in diversi modi, essenzialmente in due. Il primo modo è appunto il concorso alla formazione delle forme degli enti del mondo sublunare, e il secondo modo è un'influenza sugli enti del mondo sublunare che può condurli verso determinati stadi evolutivi. Per esempio, Dante nel Convivio fa più volte l'esempio del fatto che le persone, gli esseri umani nascono con diverso ingegno, con diverse capacità proprie, perché ricevono diversi influssi dagli astri. Quindi gli astri hanno una funzione molto importante di snodo tra il livello metafisico e il livello fisico-cosmologico in Dante, e le loro funzioni principali sono proprio, si possono riassumere proprio in queste due: l'informazione, quindi la partecipazione alla determinazione delle forme del mondo sublunare, e una trasmissione di influssi per quanto riguarda l'evoluzione, la vita stessa di questi enti all'interno del mondo sublunare. Fatta questa premessa, possiamo andare a vedere i primi testi. I primi due testi che sottopongo alla vostra attenzione sono testi introduttivi, quindi iniziamo a vedere che cosa Dante ci dice in generale sulla sua concezione dell'universo. E possiamo partire quindi proprio dal primo canto del Paradiso. Vedrete che i testi che ho scelto sono tutti del Paradiso, tranne tre testi di confronto e di approfondimento tratti appunto, come avevo anticipato, dal terzo trattato del Convivio. Iniziamo quindi dal primo canto del Paradiso, versi 100-120. Beatrice sta cercando di spiegare a Dante alcune cose importanti che riguardano il percorso che Dante sta compiendo. Dante, nel primo canto del Paradiso, appunto, trovandosi inizialmente nel paradiso terrestre, viene elevato a grande velocità verso il cielo. E Beatrice spiega a Dante che questo può accadere perché quando l'essere umano, che è grazie alla propria anima
un essere appartenente al mondo celeste, quando l'essere umano non è gravato dai vincoli del peccato, e ricordiamoci che Dante ha compiuto un percorso di purificazione nel purgatorio. Dante non era un semplice spettatore di ciò che si vedeva nel purgatorio, ma ha compiuto egli stesso un percorso di purificazione. Compiuto questo percorso di purificazione, Dante può rendersi conto su se stesso proprio del fatto che esiste un luogo proprio, se vogliamo, anche dell'anima umana, che è il cielo. Ed è proprio per questo che sente la sua anima, o la sua anima e il corpo. Dante stesso dice di non sapere esattamente se viene elevato in anima o anima e corpo, si sente elevato verso il cielo. E quindi iniziamo con le parole del Dante narratore, che ci dice: Ondella, cioè Beatrice, appresso d'un pio sospiro, gli occhi drizzò ver me con quel sembiante che madre fa sovra figlio deliro. Quindi Beatrice si rende conto che Dante è ancora molto offuscato dalle pesantezze della realtà terrena e fatica a comprendere la realtà del mondo a cui sta accedendo. E quindi lo guarda come fa una madre sul figlio che sta delirando. E cominciò: le cose tutte quante hanno ordine tra loro e questa è forma che l'universo a Dio fa simigliante. Queste parole sono molto importanti. Dante ci sta spiegando che tutte le cose hanno un preciso ordine tra loro, e nel corso di questa esposizione vedremo esattamente in che cosa consiste questo ordine, un preciso ordine metafisico. E questo rende la forma dell'universo simile all'archetipo che Dio ha della realtà dell'universo nella propria mente. Qui veggion l'alte creature l'orma dell'eterno valore, il quale fine al quale è fatta la toccata norma. Quindi le creature razionali vedono in questo ordine l'orma, il segno del valore divino. Nell'ordine che io dico sono incline tutte nature per diverse sorti, più al principio loro e men vicine. Nell'ordine, in questo ordine dell'universo, che più avanti andremo appunto ad analizzare, sono inserite ed inclini tutte le nature per diverse sorti, attraverso tutte le loro diverse sorti e connesse con le loro diverse nature. E nature che sono più o meno vicine al principio divino da cui tutte le cose derivano. Onde si muovono a diversi porti per lo gran mar dell'essere, ciascuna con istinto a lei dato che la porti. Quindi tutte le cose si muovono nel grande mare dell'essere, si muovono perché tendono essenzialmente alla propria perfezione. E ciascuna è mossa da un istinto, quindi da una forza che la conduce. E questa forza però è diversa a seconda della natura dell'ente preso in considerazione. E qui Dante ce lo spiega. Questi ne porta il fuoco in ver la luna, quindi questo istinto, questa forza che muove gli enti del mondo sublunare è per esempio quella che porta il fuoco verso la luna semplicemente verso la sfera del fuoco che è contigua con il cielo della luna, pur facendo ancora parte del mondo sublunare. Questi nei cor mortali e per motore, quindi questo è un motore, quindi una forza che muove i cuori degli esseri animati. Questi la terra in sé stringe d'aduna. Questa forza è la forza che raccoglie la terra nel punto più basso dell'universo e in particolare del mondo sublunare. Notate come Dante mette
insieme proprio tendenze molto diverse tra di loro, cioè l'istinto che sorge in un cuore di un essere animato con la forza che porta il fuoco, la terra, verso i loro luoghi propri. Neppur le creature che sono fore di intelligenza quest'arco saetta, ma quelle che hanno intelletto e amore. E questo arco dirige come una freccia non soltanto le creature che sono prive di intelligenza, quindi quelle creature che non hanno intelligenza, e noi possiamo aggiungere anche volontà, le due facoltà fondamentali dell'uomo, ma anche quelle creature che hanno intelletto e volontà, e l'amore è appunto l'oggetto della volontà umana. Quindi le creature che hanno intelletto e amore sono le creature dotate di intelletto e volontà. Quindi anche una creatura dotata di intelletto e dotata della volontà, quindi di una libera volontà, perché la volontà è libera secondo Dante, sono comunque condotte da una forza che le conduce verso la loro perfezione. In seguito vedremo un paio di passi del canto secondo del Paradiso, però ho anticipato alcune terzine del canto terzo. Siamo nel canto terzo del Paradiso, dal verso 70 al verso 87. È il canto in cui Dante incontra Piccarda Donati, che è una donna che Dante ha conosciuto bene perché è sorella di un amico di Dante, Forese Donati, ed è sorella anche di Corso Donati, uno degli uomini politici più di spicco della Firenze del tempo di Dante. E Piccarda Donati era una clarissa, ma è stata tratta fuori dal fratello Corso dal convento perché si potesse sposare. Quindi con una vicenda personale paragonabile a quella di Costanza d'Altavilla, la madre dell'imperatore Federico II, che è in effetti pur essa presente nel cielo della luna. Nel terzo canto del Paradiso ci troviamo nel cielo della luna. Quindi degli spiriti mancanti i voti, non per una propria volontà, ma perché condotti a mancare i voti da una violenza subita dall'esterno. Dante fa una domanda che forse sarebbe nata un po' a tutti noi. Dante chiede a Piccarda Donati se gli spiriti del cielo della luna, così lontani dal Signore, pur essendo appunto spiriti beati, non desiderano essere più vicini, per godere di più della presenza di Dio, della visione beatifica di Dio. E la risposta di Piccarda Donati è molto interessante e può servire anch'essa da introduzione al percorso testuale che poi faremo. Dice: Frate, la nostra volontà quieta, virtù di carità, che fa volerne sul quel ch'avemo ed altro non ci asseta. Quindi dice: Fratello, la virtù della carità, dell'amore, quieta la nostra volontà, appaga la nostra volontà e fa volerci, ci induce a volere soltanto ciò che abbiamo, soltanto ciò che ci è dato, cioè la posizione che effettivamente abbiamo nel contesto del paradiso. E non ci dà desiderio di altro. Se desiassimo essere più superne, foran discordi i nostri desiri dal voler di colui che qui ne cerne. Se noi desiderassimo essere più in alto nel paradiso, i nostri desideri sarebbero discordi dal volere di colui che ci colloca in questo cielo.
che vedrai non capere in questi giri, cosa che vedrai non succedere in questi giri, in questi cieli, cioè l'essere in discordia col volere divino. Se essere in carità e qui necesse, se è vero come è vero che è qui necessario nel paradiso vivere nella carità, essere nella carità, e se la sua natura li arrivi, e se tu consideri adeguatamente la natura stessa della carità. Anzi formale, adesto beato esse, tenersi dentro alla divina voglia, per cui fansi nostre voglie stesse. Anzi, è essenziale a questo beato essere, a questa beata condizione, mantenersi conformi alla volontà divina. Cosa per cui tutte le nostre volontà si conformano, diventano un'unica volontà conforme a quella divina. Sicché come noi siamo di soglia in soglia per questo regno, a tutto il mondo piace, come a loro è che in suo volerci invoglia, nemvoglia, perdono. Sicché come noi siamo di cielo in cielo disposti per questo cielo, così a tutto il regno, a tutto il paradiso, piace ciò che piace a Dio sovrano dell'universo, il quale ci sprona a condividere il suo stesso volere. E qui veniamo proprio alla parte più significativa per il nostro discorso. La sua volontà è nostra pace, e nella sua volontà è la nostra pace. E l'è quel mare al qual tutto si muove, ciò che la cria o che natura face. Essa, la volontà divina, è quel mare al quale tutto si muove, tutto ciò che essa, la volontà divina, crea o che la natura produce. E qui vediamo una distinzione molto importante. Dopo aver visto appunto questa descrizione dell'ordine che vige. Sia nell'universo, come abbiamo visto prima in generale, sia nel paradiso in particolare, vediamo questa distinzione molto importante tra ciò che la volontà divina crea e ciò che la natura produce. E in questa distinzione si può verosimilmente riconoscere la distinzione tra ciò che è creato direttamente da Dio, come dice Dante in seguito nel Paradiso, nel suo primo atto creatore, e nel primo atto creatore Dio crea la forma pura degli angeli, la materia pura di cui è composto l'universo, e il composto indissolubile di forma e materia che sono i cieli. Altra cosa che è creata direttamente da Dio sono le anime razionali degli esseri umani. Ciò che natura face verosimilmente si riferisce a ciò che è prodotto attraverso la mediazione dei cieli. E questo è uno degli aspetti più importanti che andremo ad analizzare nei testi successivi, in particolare in quelli che incontreremo fra poco del secondo canto del Paradiso. Dio crea direttamente soltanto queste quattro cose, cioè la forma pura degli angeli, la materia pura dell'universo, anche se poi approfondiremo questo aspetto. Materia pura non significa che necessariamente la materia sussiste per un certo tempo priva di una forma che la informi. La materia pura può essere creata e nello stesso istante, diciamo, o informata dai cieli che vengono creati nel primo atto creatore. Quindi l'informazione della materia è operata attraverso i cieli, e siccome i cieli sono creati nel primo istante della creazione, la materia, anche quella materia pura creata da Dio, non necessariamente sussiste in questo stato per quanto tempo, può essere già da sempre, potremmo dire, informata dal potere causale esercitato dai cieli. E
E poi Dio crea direttamente il composto indissolubile di forma e materia dei cieli, mentre i composti di forma e materia che noi troviamo nel mondo sublunare sono composti dissolubili. Quel composto di forma e materia che sono i cieli sono invece un composto indissolubile. Anzi, è proprio questa la caratteristica propria degli enti creati direttamente da Dio, che sono incorruttibili. Infatti, gli angeli sono incorruttibili, la materia è incorruttibile, anche in prospettiva escatologica possiamo pensare che la materia sussisterà ancora a formare i cieli e la terra nuova di cui parla appunto l'Apocalisse. E i cieli stessi sono incorruttibili. Al di là del primo atto creatore divino, che è l'atto creatore appunto con cui Dio crea questi primi tre tipi di enti, c'è la creazione che Dio di volta in volta opera delle anime razionali degli esseri umani. Quindi le cose create direttamente da Dio, che sono incorruttibili, sono nel primo atto creatore gli angeli, i cieli e la materia pura, e successivamente le anime razionali degli esseri umani. Ciò che la natura fa invece è ciò che viene prodotto sempre ovviamente conformemente alla volontà e alla provvidenza divina, perché ricordiamoci che i cieli si muovono conformemente al volere di Dio, ma si tratta, ciò che la natura face è ciò che viene prodotto proprio attraverso la mediazione di questi cieli. Sottolineo ancora. I cieli si muovono conformemente alla volontà divina perché sono mossi dalle intelligenze motrici, che sono intelligenze angeliche, che intendono direttamente nella mente divina la volontà di Dio. Quindi non è che i cieli esplichino un'azione causale conformemente a un proprio principio, ma sono mossi dalla volontà divina. Andiamo avanti, anche perché temo che mi sto dilungando forse un po' troppo su questi primi testi. Allora, nel secondo canto del Paradiso siamo nel cielo della Luna e nel secondo canto del Paradiso Beatrice illustra Dante un tema molto importante, che è quello delle macchie lunari. La concezione che Dante esprime nel paradiso personalmente, no? Che Dante Pellegrino esprime nel paradiso e che è affine a quello che Dante aveva detto nel convivio, è che le macchie lunari siano determinate da una maggiore o minore densità del corpo della Luna. Beatrice dimostra a Dante che le cose non stanno così. Le macchie lunari sono causate da diversità essenziali che sono nell'astro della Luna, cioè l'astro della Luna ha diverse parti che hanno diverse realtà essenziali. In questo il corpo della Luna assomiglia, se vogliamo, al cielo stellato, all'ottavo cielo, che presenta anch'esso una grande varietà essenziale, che è la varietà essenziale delle diverse stelle. Le diverse stelle dell'ottavo cielo hanno diverse essenze e avendo diverse essenze hanno diverse virtù, cioè diverse forze operanti con le quali operano per la costituzione di tutto l'universo inferiore a questo cielo. Allora, e proprio alla sfera ottava fa riferimento Beatrice quando dice: la sfera ottava vi dimostra molti lumi, li quali e nel quale e nel quanto notar si possono di diversi volti.
Se raro e denso ciò facesser tanto, una sola virtù sarebbe in tutti, più e men distribute altrettanto. Quindi l'ottava sfera vi mostra molte luci, che sono le diverse stelle, le quali si mostrano differenti in qualità e in quantità. Se unicamente la rarità o la densità del materiale producesse questo effetto, si avrebbe un'unica virtù operante in tutte queste stelle, più o meno distribuita o ugualmente distribuita tra le stelle. Quindi, attraverso la voce di Beatrice, Dante ci sta dicendo che le diverse stelle del cielo ottavo hanno differenze essenziali che attribuiscono a loro diverse virtù, diverse quindi capacità operative. Questo è molto importante. Oltretutto, questa questione si ritrova anche nella Quaestio de aqua et terra, o de situ, chiamata anche de situ, acque e terre. Che è un'opera la cui attribuzione dantesca è stata anche contestata da alcuni studiosi, ma nella quale, anche se al giorno d'oggi c'è un'ampia convergenza degli studiosi nel considerarla opera effettivamente dantesca. E nel De Situ, Dante appunto spiega che l'emersione delle terre emerse nella parte boreale della sfera terrestre è dovuta proprio a diverse virtù dovute a diverse realtà essenziali delle stelle che del cielo settentrionale rispetto alle stelle, scusate, del cielo meridionale. Quindi è proprio la diversità essenziale e di conseguenza la diversità di virtù tra le stelle del cielo boreale e quelle del cielo australe che determina il diverso assetto delle terre emerse sulla superficie della Terra. Quindi è questo il concetto che abbiamo conseguito leggendo questo testo, che sia nella Luna, sia nelle stelle, quindi sia nel corpo della Luna, tra le parti più chiare e le parti più scure del volto della Luna, sia tra le stelle dell'ottavo cielo, ci sono diversità essenziali che producono diversità nella virtù che esplicano questi corpi celesti. Adesso dobbiamo andare a vedere a che cosa serve la virtù esplicata da questi corpi celesti. E in questa analisi ci soccorre ancora il canto secondo del Paradiso, che tra il verso 112 e il 123 ci dice attraverso le parole di Beatrice: dentro dal ciel della divina pace si gira un corpo nella cui virtute l'esser di tutto suo contento giace. Lo ciel seguente, ch'ha tante vedute, quell'esser parte per diverse essenze da lui distratte e da lui contenute. Gli altri giron per varie differenze le distinzioni che dentro da sé hanno dispongono a lor fini e lor semenze. Questi organi del mondo così vanno, come tu vedi omai, di grado in grado, che di supprendono e di sottofanno. Quindi all'interno del cielo della pace divina, che è il cielo teologico dell'Empireo, si gira un corpo, si gira un cielo, nella cui virtù l'essere di tutto ciò che è in esso contenuto risiede e trova il suo fondamento. Ci sono esegeti che preferiscono rendere giace con un semplice risiede e altri invece che sottolineano che giace ha più significato di trova il suo fondamento. Che cosa significa? Che dentro il cielo empireo
gira un cielo che è il cielo cristallino, il primo mobile, quello che dicevamo prima non recare alcun astro, nella virtù del quale, come la Luna, prima abbiamo detto, la Luna ha non solo una virtù, ma diverse virtù a seconda delle aree più o meno chiare o scure, come anche il cielo delle stelle fisse. Ha diverse virtù a seconda delle diverse stelle che prendiamo in considerazione. Come ogni pianeta ha la sua virtù, così anche il primo mobile ha una sua virtù. Ma nella sua virtù, l'essere di tutto ciò che è in esso contenuto risiede o trova il suo fondamento. Qui è possibile fare un paragone con il Liber de Causis, il quale dice che la prima tra le creature è appunto l'essere. Nel Liber de Causis si distingue una sorta di doppio ordine dell'essere, l'essere trascendente infinito di Dio e l'essere creato. Ma nell'essere creato, appunto, la prima creatura è l'essere nella sua indistinzione, la prima creatura della causa prima, secondo il Liber de Causis, è l'essere nella sua suprema indistinzione. E quindi coloro che vogliono offrire una lettura tendenzialmente neoplatonica di queste terzine vedono proprio in questo essere di tutto suo contento, cioè l'essere di tutto ciò che è contenuto all'interno del cielo cristallino, proprio l'essere indistinto. L'essere indistinto in cui si trovano come raccolte tutte le forme prima della loro successiva distinzione. Queste terzine sono state interpretate in maniera diversa da diversi autori e da diversi interpreti. L'interprete che più di tutti ha insistito per una lettura di carattere neoplatonico è stato appunto Bruno Nardi. Bruno Nardi ai suoi tempi aveva a che fare con studiosi che insistevano molto sull'ortodossia tomistica di Dante. Non solo Padre Busnelli, che è un valente esegeta gesuita di Dante, ma anche autori laici come lo stesso Parodi, condividevano la convinzione che Dante, dopo le prime avventure intellettuali con il convivio, o secondo Busnelli addirittura già a quel tempo, comunque fosse approdato a un'ortodossia tomista. Nardi vuole sfatare questo mito, vuole questo che ritiene essere un mito, e vuole sottolineare altre fonti del pensiero dantesco, in particolare quelle suggestioni neoplatoniche di carattere spesso avicenniano che sono verosimilmente giunte a Dante attraverso la mediazione di Sant'Alberto. E proprio attraverso questa lettura Nardi ci dà di queste terzine un'interpretazione che avvicina di più il pensiero dantesco a quello neoplatonico. Quindi, come dicevamo, nel cielo della pace divina, nell'empireo, si gira un corpo, il cristallino, nella cui virtù è contenuto, è fondato tutto l'essere di ciò che esso contiene. E ricordiamoci che il cielo cristallino contiene tutto l'universo fisico, è il più alto dei cieli fisici, quindi tutto ciò che è contenuto nel cielo cristallino è l'intero universo fisico. Lo ciel seguente, quindi il cielo seguente, che è ovviamente il cielo delle stelle fisse, l'ottavo cielo, è. Che cosa sia il cielo delle stelle fisse? L'abbiamo visto appena sopra. È un cielo che mostra una grande varietà di essenze, le diverse stelle che hanno una grande varietà
di virtù, una grande varietà di capacità formale d'operazione. Quindi il cielo seguente, il cielo delle stelle fisse, che ha tante vedute, e queste tante vedute sono appunto le molteplici stelle, quindi quell'essere che nella visione, diciamo, più conforme al dettato del liber de causis, è appunto l'essere inteso come prima delle creature della causa prima, quindi l'essere indistinto, quell'essere riparte, parte, riparte, divide, per diverse essenze, che sono appunto le essenze delle diverse stelle, da lui distratte e da lui contenute, da lui distinte, quindi distinte da questo cielo, ma da lui anche contenute. Paolo Falzoni, in un suo articolo molto interessante, fa notare come distractum, da distraere, porta appunto ci porta a considerare appunto il precipuo carattere metafisico di questo participio. Distratto significa proprio, è distractum ciò che è separato, diciamo, che è reso distinto da ciò che inizialmente era univoco e unitario. Quindi è distractum ciò che, partendo da un iniziale indistinzione, trova una successiva distinzione. E poi non si ferma qui la nostra avventura metafisica. Gli altri Giron, quindi gli altri cieli, per varie differenze, attraverso le loro differenze specifiche di essenza e quindi anche di virtù, le distinzioni che dentro da sé hanno, le distinzioni formali che hanno al proprio interno, dispongono le distinzioni formali che hanno al proprio interno al fine di produrre i loro effetti e di produrre le realtà proprie e individuali del mondo sublunare. Ho trascritto proprio qui in calce, come vedete, una parte di un articolo proprio del già citato Paolo Falzone, che è molto interessante perché dà una lettura specifica di questa terzina, che invece è lasciata a volte abbastanza nella vaghezza dai commentatori danteschi, anche da quelli più moderni e più scaltriti anche dal punto di vista filosofico. Ci scrive Paolo Falzone: tenendo conto di ciò che ha detto in precedenza, il senso di tutta la terzina può essere ricostruito nel modo che segue. Esercita, quindi ricordiamo, è la terzina, gli altri giron per varie differenze, le distinzioni che dentro da sé hanno dispongono a lor fini e lor semenze. Allora, esercitando ognuno un diverso potere causale, a seconda del vario moto di rotazione e della posizione di volta in volta occupata lungo l'eclittica, per varie differenze, quindi esercitando ogni astro di ogni cielo un diverso potere causale a seconda delle diversità che questi astri presentano nei loro moti e nelle loro posizioni, i cieli inferiori all'ottavo adattano, questo è il senso di dispongono, la particolare virtù che ha l'astro incluso in ciascun cielo, cioè l'astro portato da ciascun cielo, di agire sulla materia degli elementi, le distinzioni che dentro da sé hanno, alla realizzazione dei propri effetti fini che consistono nel far germogliare la vita individuali, lor semenze. E poi c'è questa terzina che io considero grandiosa nella sua semplicità, anche nella radicale semplicità dei verbi che vengono usati. Questi organi del mondo così vanno, questi strumenti del mondo funzionano così. Come tu vedi ormai, come ormai tu vedi, di grado in grado, di cielo in cielo, funzionano così, che di su prendono e di sotto fanno, prendono la virtù dal cielo superiore
e la contraggono ulteriormente attraverso la propria virtù, e attraverso la propria virtù trasferiscono ciò che hanno ricevuto, ovviamente con il proprio contributo di particolarizzazione della virtù che hanno ricevuto, la trasferiscono al cielo successivo. Quindi ogni cielo prende la virtù del cielo successivo, aggiunge la propria specificità formale a ciò che riceve, alla potenza causale che riceve, e se ne fa a sua volta veicolo, trasferendo la potenza causale che ha ricevuto e che ha a sua volta ulteriormente determinato al cielo inferiore. Allora, qui mi fermo, le domande le lascerei alla fine, però in questo caso chiederei se è chiaro, se qualcuno vuole chiedermi qualche specificazione su quello che ho detto, perché siamo veramente al cuore del discorso che sto conducendo oggi. Bene, non sento interventi, quindi suppongo che sia tutto abbastanza chiaro. Allora, adesso passiamo al canto settimo del Paradiso, che tra i versi 64 e 75 ci illustra quanto segue. La divina bontà che da sé sperne ogni livore, ardendo in sé sfavilla, sicché dispiega le bellezze atterne. Ciò che da lei senza mezzo distilla, non ha poi fine, perché non si muove la sua imprenta quand'ella sigilla. Ciò che da essa senza mezzo piove, libero è tutto, perché non soggiace alla virtute delle cose nove. Più le conforme e però più le piace, che l'ardor santo che ogni cosa raggia, nella più somigliante e più vivace. Ecco. In questo passo del canto settimo del Paradiso vediamo ribadito il principio di cui parlavo prima, cioè il principio per cui ciò che è creato direttamente da Dio rimane incorruttibile. Quindi la divina bontà, la bontà di Dio che estromette da sé ogni livore, ardendo in se stessa, sfavilla, produce faville, quindi produce un'attività causale, sicché dispiega le bellezze eterne, tanto che dispiega la bellezza degli enti incorruttibili. Ciò che da lei senza mezzo distilla, ciò che viene causato senza mezzo dalla bontà divina, non ha poi fine, è quindi incorruttibile, perché non si muove la sua imprenta quando ella sigilla, perché quando la bontà divina impone direttamente il suo sigillo metafisico, potremmo dire, a ciò che essa crea direttamente, ciò che viene creato da essa non può subire impoverimenti del carattere che ha ricevuto dalla diretta azione divina. Ciò che da essa senza mezzo piove, libero è tutto. Ciò che deriva direttamente, senza mediazione di cause seconde, da esso è totalmente libero, perché non soggiace alla virtute delle cose nuove, perché non soggiace all'azione della virtù, all'azione causale delle cose nuove, quindi di creature, di altre creature. Essendo ciò che è creato direttamente da Dio, siccome non soggiace all'azione di altre creature, ma soggiace soltanto all'azione divina, è totalmente libero, di una libertà metafisica che consiste, come abbiamo visto, soprattutto nella incorruttibilità. Più le è conforme, quindi queste cose create direttamente sono più conforme appunto alla bontà divina, e perciò più le piacciono, più sono amate queste realtà da Dio, perché l'ardore santo che ogni cosa raggia e produce è più vivace in ciò che più le assomiglia.
Quindi iniziamo con questo brano, andiamo avanti nel capire come avviene la produzione del mondo sublunare attraverso la mediazione dei cieli. Quindi abbiamo visto che ci sono cose che essa crea, come dicevamo prima, cioè che la volontà divina crea direttamente, e cose che natura face, che vengono prodotte attraverso la mediazione di altre creature. E ciò che la volontà divina crea direttamente sono appunto gli angeli, i cieli, la materia prima e le anime razionali degli esseri umani. Tutte le altre cose sono create attraverso la mediazione di creature. Ma quali creature? L'abbiamo appena visto, dei cieli. I cieli, mossi dalle intelligenze angeliche, pur sempre conformemente alla volontà divina, sono quelle creature che mediano la produzione di ciò che è corruttibile nel mondo sublunare. Ecco, è interessante qui fare riferimento a una querelle che c'è stata tra due grandi dantisti, cioè il già citato Bruno Nardi e Attilio Mellone. Mentre Bruno Nardi sottolineava la mancanza di ortodossia cattolica da parte di Dante nel sopravvalutare il ruolo di questi enti creati nella creazione, Nardi diceva Dante pone una dottrina della creazione mediata, e oltretutto sappiamo che una dottrina della creazione mediata non è cosa nuova in ambito medievale, sotto certi aspetti se ne ritrovano tracce in altre esperienze speculative, come per esempio negli autori afferenti alla scuola di Chartres. Però secondo Nardi il particolare taglio che le conferisce Dante allontana Dante dall'ortodossia cattolica, perché dice che Dante crede in una creazione mediata, mentre Attilio Mellone sottolinea il fatto che Nardi conferisce un significato troppo esteso dal punto di vista speculativo alla mediazione dei cieli, e che quindi, secondo Mellone, che comunque era un francescano anche, Dante, in verità non si discosta da un'ortodossa dottrina della creazione divina. Poi, proseguendo su quanto abbiamo detto, consentitemi ancora di dire, questa querelle tra Nardi e Mellone, secondo me, è una delle, degli elementi di storia della storiografia dantesca che più possono essere entusiasmanti per chi studia appunto la storia della critica dantesca, e quindi secondo me è molto interessante affrontare questi problemi proprio partendo da come Nardi e Mellone li hanno posti. Poi Paradiso VII, 124-148, sempre nel settimo del Paradiso, Beatrice parla con Dante e gli dice: tu dici, io veggio l'acqua, io veggio il fuoco, l'aere e la terra e tutte le loro misture venire a corruzione e durar poco, e queste cose pur furono creature, perché se ciò che è detto è stato vero, esser dovrien da corruzione sicure. Quindi Beatrice dice a Dante: tu dici che io vedo gli elementi, i quattro elementi, aria, acqua, fuoco e terra, e ciò che si compone di essi, le loro misture, venire a corruzione e durare poco. Ma queste sono creature di Dio, perciò se ciò che è stato detto in precedenza è vero, dovrebbero essere prive di corruzione. Quindi gli elementi e ciò che di essi è composto dovrebbe essere privo di corruzione.
E qui Beatrice fa presente a Dante che non è proprio così. Mentre gli angeli, i cieli e la materia prima sono creati direttamente da Dio, come in seguito alle anime razionali degli esseri umani, il resto, elementi compresi, non sono creati direttamente da Dio, ma appartengono all'ambito di ciò che natura face, per usare l'espressione dantesca. Gli angeli, frati, il paese sincero nel quale tu sei, dir si possono creati siccome sono il loro essere intero. Ma gli alimenti, cioè gli elementi, che tu hai nomati e quelle cose che di loro si fanno, da creata virtù sono informati. Creata fu la materia che li hanno, creata fu la virtù informante in quelle stelle che intorno a loro vanno. L'anima d'ogni bruto e delle piante di complessione potenziata tira lo raggio e il moto delle luci sante, ma vostra vita senza mezzo spira, la somma beninanza e la innamora di sé che poi sempre la disira. E qui ci puoi argomentare ancora, vostra resurrezione, se tu ripensi come l'anima, come l'umana carne fessi allora, che li primi parenti intrambo fensi. E la risposta di Beatrice è proprio questa, dice, tu ti inganni se pensi che gli elementi sono stati creati direttamente da Dio, perché gli alimenti che tu hai nomati, gli elementi che tu hai nominato, terra, aria, acqua e fuoco, e le cose che di essi si compongono sono creati, sono formati da una virtù creata, cioè non dalla potenza causale diretta di Dio, ma da una virtù creata, che è la virtù creata dei cieli. Creata fu la materia che essi hanno, creata appunto da Dio. Creata fu la virtù informante, cioè Dio ha creato la virtù informante dei diversi cieli in quelle stelle che intorno a loro vanno. Quindi è vero che la materia è stata creata direttamente da Dio ed è vero che i cieli con le loro virtù informanti sono stati creati direttamente da Dio, ma ciò che si compone della materia e delle forme attribuite dalla virtù informante dei cieli è qualcosa che è composto quindi da cose create, dalla materia creata e dall'azione della virtù informante creata a sua volta. Quindi gli elementi e ciò che di essi si compone sono formati da cose create e quindi non hanno la possibilità di essere da corruzione sicure dalla corruzione. È molto interessante, dopodiché concludo e quindi evito di passare ad altri testi, però è molto interessante il raffronto con Paradiso XIII, dove il discorso vira di più sull'ambito teologico. Ciò che non muore, ciò che può morire, non è se non splendor di quella idea che partorisce amando il nostro sire. Che quella viva luce che si mea dal suo lucente, che non si disuna da lui né dall'amor ch'alor s'intrea, per sua bontà e il suo raggiare aduna, quasi specchiato in nove sussistenze, eternalmente rimanendosi una. Quindi discende alle ultime potenze, giù d'atto in atto, tanto divenendo che più non fa che brevi contingenze. E queste contingenze, essere intendo, le cose generate che produce con seme e senza seme il ciel movendo. La cera di costoro e chi la duce non sta d'un modo, e però sotto il segno ideale poi più e men traluce. Ond'elli avvien con medesimo legno, secondo specie meglio e peggio frutta, e voi nascete con diverso ingegno. Se fosse appunto la cera dedutta e fosse il cielo in sua virtù suprema, la luce del suggel parrebbe tutta, ma la datura la dà sempre scema, similemente operando all'artista che all'abito dell'arte a manche trema. Però se il caldo amor la chiara vista della prima virtù dispone e segna, tutta la perfezione qui vi s'acquista. Quindi
qui il discorso appunto si fa più teologico perché il processo creativo viene ricondotto proprio alla funzione del verbo divino. Ciò che non muore è ciò che può morire, quindi le cose incorruttibili, le cose corruttibili, non sono se non uno splendore, splendore in Dante significa riflesso, luce riflessa, non è se non un riflesso di quella idea che partorisce amando il nostro sire, cioè che Dio Padre, il nostro sire, genera in unione anche con lo Spirito Santo, quindi amando. E quindi quell'idea che partorisce amando il nostro sire è il verbo divino. Che quella viva luce che si mea dal suo lucente, che non si disuna, da lui né dall'amor calor si intrea, quindi perché quella viva luce che procede dal suo lucente, cioè da ciò che la produce come luce, e cioè dal Padre, quindi perché il Verbo, quella viva luce che procede dalla luce che la produce, dal suo lucente, e che non si disunisce mai da lui né dall'amore, lo Spirito Santo, che a loro si intrea, che con loro forma la Santa Trinità, per sua bontà raccoglie il suo raggiare che è la sua forza causale, quasi specchiato, come rispecchiato, in nove sussistenze, in nove essenze, che sono le gerarchie angeliche, pur rimanendo eternamente una, quindi senza disperdersi. Quindi, ecco, le nove sussistenze possono essere, a parte il fatto che nove potrebbe essere inteso anche come nuove, e quindi non soltanto con il numero nove che indica le nove sussistenze o i nove cieli fisici. Poi ci sono alcuni interpreti che interpretano le nove sussistenze come le nove gerarchie angeliche e altri, oppure le nove intelligenze motrici dei nove cieli fisici, oppure altri li interpretano proprio come i nove cieli fisici. Ma il significato generale sembra abbastanza chiaro. E attraverso l'azione del verbo Dio crea i primi enti dall'azione dei quali, dalla mediazione dei quali poi si producono tutte le realtà che vediamo presenti nel mondo sublunare. Quindi scende alle ultime potenze, giù d'atto in atto. E c'è chi sottolinea che giù d'atto in atto proprio significa giù di cielo in cielo, tanto divenendo che più non fa che brevi contingenze. E questa forza causale, questa potenza causale che dapprima si esprime dal verbo divino, diviene tale che non produce più altro che brevi contingenze. E queste contingenze intendo essere le cose generate che il cielo produce muovendosi, e le produce con seme, quindi le realtà diciamo viventi, e senza seme, quindi le realtà inorganiche, potremmo chiamarle con linguaggio attuale. E poi ritroviamo il principio che dicevamo prima, che cosa quindi provoca la differenza tra diverse realtà, perché ci sono tra diversi uomini, ci sono uomini che hanno maggiori capacità e altre che ne hanno minori, oppure uomini che hanno diverse inclinazioni, oppure anche tra due diversi alberi, uno più fruttifero e uno di meno, pur appartenendo alla medesima specie. Provoca queste imperfezioni nel mondo sublunare non può essere ovviamente la perfezione della causa divina che di per sé è perfetta, ma sono le imperfezioni aggiunte, diciamo, apportate secondo Dante, e qui i testi divergono. A volte Dante parla soltanto dell'incapacità
talvolta della materia di assumere le perfezioni formali, e altre volte invece Dante parla anche di una inadeguatezza dei cieli a farsi mediatori adeguati della potenza causale divina. Quindi le diversità tra i diversi individui di una medesima specie sono dovuti proprio a queste due inadeguatezze, oppure una sola, cioè quella dei cieli e quella della materia, o semplicemente quella della materia a ricevere le perfezioni causali che le vengono attribuite attraverso i cieli. Quindi l'impressione che riceviamo da tutto il discorso dantesco è che i cieli concorrano proprio alla formazione, diciamo, rendere più particolare, più determinata l'unica infinita potenza causale divina, in modo da produrre le diverse forme degli enti sublunari. E anche in modo da produrre quelle diversità formali che troviamo all'interno di individui di una medesima specie. Ecco, io concluderei qui, tralascerei gli ultimi, vedete, c'erano ancora due brani dal 29° del Purgatorio, e poi avevo scelto tre brani dal terzo trattato del Convivio, dove si parla però soprattutto appunto della questione dell'inadeguatezza dei cieli e della materia a farsi appunto mediatori o ricettori della potenza causale divina. E però terminerei qui per non togliere troppo tempo al dibattito. E vi ringrazio. Grazie a te Marco, grazie davvero per questa presentazione molto chiara. In realtà io stavo quasi per interromperti per chiederti un chiarimento, per sapere dove c'era questo riferimento alla, come dire, incapacità dei cieli di svolgere questa funzione mediatrice, ma in parte hai già risposto perché hai detto, hai fatto riferimento dei passi del Convivio. Ma mi chiedevo, c'è anche nella Commedia questo tema o invece c'è, diciamo, una differenza quindi fra due opere diverse, cioè nel Convivio si parla di questa, come dire, incapacità in un certo senso dei cieli, mentre nella Commedia c'è un maggior accento sull'altro tema, cioè la incapacità della materia, diciamo, a ricevere la perfezione della forma. In Anticipo questa effetti domanda perché era una mia curiosità, dopodiché poi, diciamo, se puoi rispondere rapidamente, lasciamo spazio alle domande degli studenti innanzitutto. sì, è soprattutto nei brani del Convivio che emerge anche l'inadeguatezza che possono avere i cieli nel farsi mediatori della trasmissione della potenza causale divina, mentre nella Divina Commedia non è così chiaro che anche i cieli abbiano questo ruolo nell'impedimento del passaggio di tutte le perfezioni formali, diciamo. E Grazie mille. infatti si vedevano proprio i brani che avevo scelto, uno dei brani che avevo scelto era proprio, si riferiva a questo che dicevi tu, Luca. Grazie mille, grazie. Poi magari ci ritorniamo perché è un tema delicato e interessante, ma intanto vediamo se ci sono domande, curiosità da parte degli studenti, osservazioni da parte, diciamo, di tutti i partecipanti, inclusi, vedo appunto Gigi, Andrea, ma abbiamo anche oggi qui Anna Pegoretti che poi ci parlerà in uno dei prossimi seminari, quindi se volete intervenire. Vedo che Andrea è Andrea, alzato la mano. vai, vai Andrea. Posso? Eccomi. Allora, innanzitutto, niente, grazie per la bella relazione, complimenti, per, insomma, soprattutto ecco, per il tema, che è uno dei temi, almeno dal mio punto di vista, insomma, più interessanti. E una piccola nota, una battuta, volevo dire che io avevo fatto già i compiti a casa, non so se si vede il libro, perché in tempi non sospetti, qualche anno fa, avevo avuto modo di comprare il suo testo e di leggerlo.
Niente, ora, a parte questo, il riferimento alle questioni che, insomma, che ci ha esposto, io volevo dire questo, che mi sembra che Dionigi ci sia tantissimo. Mi sono segnato un paio di, insomma, un paio di punti, per esempio all'inizio, no, questa terzina, quando si diceva essere in carità e qui necesse, no, mi sembra che ci sia quasi, ecco, la coscienza degli opposti, no? Cioè, da un lato la necessità e però d'altra parte, dall'altro lato appunto il tema della carità e quindi del dono, no? Del dono gratuito. E ci sono ovviamente tantissimi riferimenti per quanto espliciti, no? I cori, eccetera, eccetera. Il tema che mi convince un po' meno e sul quale volevo chiederle di ritornare, se possibile, è questa ipotesi dell'influenza del Liber de Causis. Perché? Perché se da un lato appunto sicuramente c'è Alberto Magno, no? dietro l'influenza della tradizione dionisiana, per altro verso però il modello di emanazione che viene proposto nel Liber de Causis, posso? Dice il modello di emanazione che viene proposto nel Liber de Causis mi sembra molto diverso, no? Nel senso che nell'esposizione del De Causis solitamente, ecco, si considera l'emanazione mediata in maniera diversa, no? Nel De Causis non è Dio che vuole emanare, ma in qualche modo Dio subisce l'emanazione, cioè il mondo viene creato suo malgrado, diciamo, no? Tant'è che chi un po' aveva commentato la tradizione del De Causis aveva sempre utilizzato queste immagini che ci danno l'impressione di un'emanazione che avviene senza volontà, no? La fonte, oppure c'è in Dietrich di Freiberg, c'è questo termine, l'ebullizio, no? Se il mondo viene emanato come se stesse bollendo e quindi in maniera sovrabbondante, no? Invece a me sembra che Dante, almeno nelle terzine che ci ha mostrato, mi sembra insomma che Dante sottolinei più volte il tema della volontà divina. Quindi insomma avrei difficoltà a immaginare un'influenza diretta del De Causis. Altro tema, è vero che c'è una considerazione della, diciamo, di questa sorta di causa mediata, no? Un po' è un tema un po' avicenniano, sembra, questa decima intelligenza che a sua volta si rende compartecipe della creazione. E però d'altro canto, diciamo che da quello che ho capito è soltanto la decima intelligenza, no? Cioè è soltanto la potremmo dire con la scuola di Chartres la natura, no? Cioè è soltanto in qualche modo quella dimensione del mondo che contiene d'altro canto il mondo in maniera integrale, no? Se, per esempio, se vogliamo provarlo a interpretare con la scuola di Chartres, per la scuola di Chartres nella natura c'è già in qualche modo tutto quello che poi viene esplicato nel mondo. E quindi è vero che è una creazione mediata, ma la sua mediazione riguarda soltanto la maniera di essere delle cose, non riguarda l'essenza delle cose. Per cui a me sembra che diciamo, anche nelle terzine dantesche ci sia un po' questa concezione. Cioè in qualche modo no, questa causa, questa seconda causa, non è in maniera, come dire, neoplatonica una causa seconda, ma è una causa nella quale già, per così dire, in modo seminale c'è tutto. E quindi è Dio stesso che in qualche modo ha creato le cose. Non c'è una, no? So se sono riuscito a spiegarmi. Ecco, volevo un po' così, qualche chiarimento su questo, anche un po' in relazione a queste osservazioni. Sì, grazie per le domande. Allora, per quanto riguarda il Liber de Causis, io sono perfettamente sulla sua linea, anch'io ho la stessa visione del Liber de Causis, c'è chi lo considera appunto diversamente, ma io sono sulla sua linea. Il riferimento al De Causis, Dante comunque cita il De Causis circa una decina di volte nelle sue diverse opere, quindi
la conoscenza del De Causis ce l'ha, bisogna vedere quanto lo influenza. Secondo me questa dottrina della creazione di Dante non è influenzata direttamente da quella del De Causis. Ci può essere una contingenza proprio sulla concezione dell'essere come prima creatura, e l'essere di tutto suo contento presente nel nono cielo, nel cielo cristallino, e l'essere come primum creatum che è presente nella quarta proposizione del Liber de Causis. Quindi secondo me io sono d'accordo che non c'è una convergenza tra il modello creazionista di Dante e quello creazionista barra emanativo del Liber de Causis. Secondo me le convergenze sono estremamente poche. Però può, secondo Falzone, per esempio, sottolinea che quell'essere, che l'essere di tutto suo contento, che è l'essere presente nel nono cielo, è essenzialmente l'essere inteso come prima creatura indistinta della quarta proposizione del Liber de Causis. Io sinceramente non saprei prendere posizione, comunque è specificamente per questo aspetto, non in generale per il processo creativo, che ci sono delle convergenze notevoli con Liber de Causis. E poi, ecco, per quanto riguarda, mi scusi, la seconda domanda, mi aiuti a ricordare? No, sempre in riferimento al tema delle cause mediate, no? Sì. In relazione a questo, no? Il discorso della scuola di Chartres, cioè in qualche modo è vero, sì, che ecco questo... questa decima intelligenza interviene nella creazione, però in realtà Dio nel creare questa decima intelligenza ha già introdotto tutte quelle forme che poi sarebbero state esplicate nel mondo, per cui in qualche modo non è propriamente una creazione mediata, o non è da considerare propriamente una creazione mediata. E per quanto riguarda Dante, oltretutto le complicazioni sono maggiori, perché nel 33° del Paradiso c'è il modello invece esemplaristico, proprio per cui nella mente divina ci sono gli esemplari di tutto ciò che poi si dispiega nel mondo e quindi già presenti nella mente divina. Quello che sembrerebbe, leggendo i diversi passi di Dante per cercare di dare un'unità dottrinale a tutto quello che dice, che nella mente divina c'è l'idea di ciò che si deve produrre, e poi la forma effettiva di ciò che si deve produrre viene prodotta determinando l'unica potenza causale divina infinita che viene in un certo senso immessa nel meccanismo dei cieli. Ovviamente quando escono dai cieli, diciamo, queste forme sicuramente sono già tutte le forme del mondo sublunare, non hanno bisogno di ulteriori determinazioni. Però non è chiarissimo quello che dice Dante, appunto perché anche il convivio non serve tanto a chiarire queste questioni. Vabbè, d'altronde sono temi complessi, però ecco, sì, da un punto di vista proprio così, voglio dire, molto superficiale, l'impressione non è quella di un neoplatonico. Cioè per un neoplatonico in qualche modo c'è solo una differenza modale. Sì. E invece mi sembra che comunque ci sia sempre per Dante, ecco, l'attenzione nel sottolineare, per esempio, l'elemento della volontà divina, la libertà divina, sì. Insomma, quindi ecco, su questo era un po' l'interesse, ma appunto era, come diceva anche prima Luca, un po' mediato dai miei interessi, quindi mi ci sono infilato, ecco. No, ma se posso intervenire, hai toccato, Andrea, un tema delicatissimo. Dopodiché, dal punto di vista storico, credo che la cosa sia assai complessa, perché tu hai perfettamente ragione nel distinguere la posizione di Dante, che certamente sottolinea il tema della volontà, la posizione originaria del Liber de Causis, la tradizione dionisiana. Dopodiché bisogna dire che non solo Dante
ma già alcune delle sue fonti fanno, come dire, un bel, mi verrebbe un termine un po' gergale, ma insomma mettono insieme con una qualche disinvoltura delle cose che sono diverse. Noi abbiamo fatto con Gigi qualche anno fa un seminario con studenti e dottorandi, diciamo tentando di capire, ahimè non eri ancora con noi, qualcosa del commento di Tommaso Oliver de Causis. Tommaso commenta il libro de Causis attingendo massicciamente allo studio di Luigi. Alberto, diciamo, ha una metafisica del flusso che dipende chiaramente da Avicenna, ma ci sono elementi dionisiani e poi c'è di mezzo anche il libro de Causis. Quindi Dante, come dire, arriva diciamo, un po' al termine di un intreccio di influenze che già sono abbastanza fra di loro intersecate. Dopodiché c'è il problema storico, che è questo di queste diverse tradizioni in senso lato neoplatoniche che si intrecciano. Poi c'è il problema teorico, perché qui io devo dire ho sempre un problema, perché ecco, se uno assume un modello strettamente, che ne so, da Liber de Causis, dice vabbè, insomma, la potenza della prima causa non può trasmettersi ugualmente all'intera realtà, tutto ciò che si riceve secondo le modalità del ricevente, la materia è un ostacolo alla ricezione delle forme, va bene. Ma perché siamo in un modello che tu dicevi, appunto, che in cui, come dire, la molteplicità è in qualche modo subita, se ricordo bene la tua espressione, è un processo in qualche modo inevitabile, non volontario. Ma se uno ha un Dio personale, libero, volontario, come fa poi a dirmi che la diversità e questa struttura pesantissimamente gerarchica della realtà deriva dalla non ricettività della materia? Ma la materia chi l'ha prodotta e chi l'ha prodotta così? E anche nella seconda opzione, per tornare alla questione iniziale, sono i cieli che sono strumento di mediazione nella diciamo, creazione divina che, come dire, per banalizzare vista loro, esercitano male il compito, non hanno la capacità di mediare pienamente la potenza creatrice divina. Ma i cieli, diciamo, chi li ha voluti e fatti così? Quindi c'è la tensione, secondo me, fra un modello che in senso lato è neoplatonico e poi il tema centrale della volontà divina. A me, diciamo, è sempre parsa una tensione in qualche modo irrisolta, ma questo non solo in Dante, anche in altri autori, anche in Alberto, per esempio. Però, ecco, non so qual è l'impressione vostra, che di neoplatonismo sapete assai più di me, che sono un aristotelico duro e puro. Marco. Sì, anche secondo me, anch'io ho questa impressione appunto che ci sia una molteplicità di istanze che giungono a Dante e che già sono mischiate negli autori precedenti. E la stessa dottrina del flusso in Alberto ha anche diverse antecedenti, da una parte in Avicenna, ma dall'altra parte anche in altri autori occidentali, soprattutto di area francese. Ma l'impressione che ho sempre avuto è che Dante voglia mettere insieme due cose proprio, giustapporre da una parte la concezione dell'assoluta potenza divina e dell'assoluta libertà della volontà creatrice divina e dall'altra parte il voler dire buttiamo un occhio nel meccanismo con cui lavora questa assoluta libertà divina, questa assoluta potenza divina, quindi qual è il meccanismo che ha messo in piedi Dio e che è totalmente al suo servizio per fare questo processo creativo. Ma mi sembra che in questo abbia proprio giustapposto almeno due tradizioni a volte difficilmente conciliabili. Ecco. Grazie. Questo sono d'accordo. Scusami. No. Dicevo che sono d'accordo anch'io, ma tra l'altro è Alberto che che fa il minestrone, nel senso che poi, anche considerando le singole opere di Alberto, no? Cioè i vari commenti, in realtà
a me sembra che le posizioni che Alberto assume nel commento al De Causis non siano proprio coerenti con quelle che assume il commento, per esempio, a Dionigi. E quindi è chiaro che quando poi, ecco, vanno ad attingere, no, ereditano un po' tutti questa tensione. Sì, sì, certamente. Anche se in Dante c'è un tentativo di dare una coerenza alla fin fine, messi insieme tutti i passi che ci ha fatto vedere Marco, è comunque abbastanza impressionante vedere in luoghi diversi della commedia il ritornare di certi temi, anche di un linguaggio che insomma in molti casi ha un'origine molto definita. Insomma. Ci sono altre domande o osservazioni? Prof, scusi. Ah sì, c'è una mano alzata, prego. Non vedo quanto più. Influenzerà la visione cosmologica di Dante pensatori come Ficino? Se la influenzerà. Abbiamo Andrea. Andrea, puoi rispondere tu. Io? Ma allora, non so onestamente quanto Ficino, insomma, avesse chiaro insomma la commedia. Però è chiaro che dal punto di vista teorico siamo lontani, no? Cioè Ficino in qualche modo riprende tutta una tradizione che è quella classica. E l'interesse di Ficino è quello di far rivivere il vero Platone, ecco, e quindi non quello di attingere alla fonte medievale, diciamo, la fonte dantesca. Sì, se posso aggiungere, Ficino ovviamente conosce Dante, lo legge. Sì, non volevo dire che non conosce la monarchia, non ho mai perfettamente ragione, conosce la monarchia, quindi di Dante si occupa, però ecco, dire che il suo, diciamo, la sua interpretazione della tradizione platonica sia influenzata da Dante mi sembrerebbe difficile. È vero il contrario, ci sono dei commentatori influenzati da Ficino che danno una lettura fortemente neoplatonica di Dante proprio perché sono influenzati da Ficino. Uno dei più grandi, diciamo, commentatori di Dante del Rinascimento, cioè Landino, è certamente influenzato da Ficino, ecco, e da quella prospettiva. Ci sono altre osservazioni o domande o richieste di chiarimento? Ho capito, grazie. Altri interventi da parte degli studenti o dei presenti? Sì, vedo una mano che è di Camilla Maggi, prego. Sì, buonasera. Io mi chiedevo se in riferimento ai versi 70-87 del canto terzo, quando Dante parla a Piccarda e lei appunto risponde che gli spiriti del cielo e della luna non desiderano essere più vicini al Signore. Per godere della visione beatifica, si possa connettere o possa riprendere la concezione, diciamo l'affermazione del convivio secondo cui la natura non fa nulla in darno e la concezione secondo cui per Dante l'uomo può trovare la pace o la felicità anche nella vita terrena. Se ci sia una connessione, insomma. Posso dire sì, qualcosa? certo, sei tu, le domande sono fatte a te, che sei Ok, allora, sì, allora, il fatto, appunto, sì, senza dubbio Dante nella monarchia dice che l'uomo ha due fini, uno terreno e uno ultraterreno, che corrispondono anche con due felicità, la felicità, diciamo, del filosofo e la felicità del beato, che è la visione beatifica di Dio. Io non penso che qui Dante faccia riferimento a questo, si parla unicamente della felicità del beato in questo canto, quindi non della felicità terrena, quindi non è che Piccarda avesse qualche ricordo o qualche rimanenza della sua vita terrena che le desse una qualche felicità. Tutta la sua felicità sta nella contemplazione di Dio, ma Piccarda vede Dio. Semplicemente la sua visione è un po' meno
totalizzante di quella di chi è più vicino a Dio, ma la visione beatifica c'è, e quindi si gioca tutto proprio su questo, su una realtà in fondo incomprensibile per noi umani, quanto coesistano il fatto che Piccarda ha la visione di Dio, che di per sé è un'esperienza totalizzante, e che cosa invece possa significare il fatto che sta un pochino più lontana da Dio. E secondo me è di per sé un tema teoreticamente difficile da affrontare, appunto per chi è come noi homo viator. E poi sì, per quanto riguarda invece l'altro tema, no, non penso che ci sia questa presenza di quello che Dante dice nel convivio, appunto, nel passo da lei citato, perché non mi sembra proprio il adatto a questa cosa qui. Però senza dubbio la questione è molto delicata dal punto di vista teologico, e però riguarda in toto l'esperienza della visione divina. Non c'è il concorso della felicità umana, qui si parla solo della felicità ultraterrena, secondo me almeno. Grazie. Grazie Marco, vedo la mano di Anna Pigoventi, prego Anna. Sì, volevo intervenire su questa cosa, sono perfettamente d'accordo con Marco Gallarino, che anch'io ringrazio per la sua bella lezione, tra l'altro ammirevole, perché io non potrei mai sottoporre tutti questi passi così cruciali e difficili ai miei studenti, perché credo mi sparerebbero, ma probabilmente gli studenti di filosofia sono animali che io non conosco e conoscerò. Proprio a proposito di Piccarda, sì, sono assolutamente d'accordo che non c'entri nulla la dimensione terrena, ma c'entri proprio un conformarsi a Dio che si verifica in maniera assolutamente immediata e automatica, per così dire, nella società perfetta del paradiso. Casomai un parallelo interessante, visto che Piccarda era appunto una clarissa, è possibile farlo invece con proprio la terminologia anche che Dante usa in questo canto e che richiama molto termini propri delle regole monastiche, delle regole francescane, il concetto di conformitas, i beati si conformano a Dio, insomma, da quel punto di vista il canto è particolarmente interessante. E ho apprezzato molto quando ha sottolineato a un certo punto la semplicità delle parole di Dante alla fine della grande, anzi di Beatrice, alla fine della grande spiegazione sugli organi del mondo, perché è un apprezzamento della lingua di Dante, della sua capacità linguistica di mettere poi in poesia in forma così sintetica, che poi è esattamente quella forma che ci crea tutti i problemi che abbiamo a capire, però insomma è una valutazione della lingua di Dante che ho apprezzato molto e che mi chiedo se possa essere anche estendibile proprio sul piano, nel campo, almeno nell'area dei passi più dottrinari. Grazie. Marco, vuoi fare allora i commenti anche su questo aspetto del linguaggio che mi sembra interessante? Allora sì, in effetti quella secondo me può essere estensibile sì anche ad altri passi, e in questo passo emerge con particolare forza proprio questi due verbi fondamentali che un bambino impara nei primi mesi di vita: prendere e fare, no? E sono versi fondamentali dell'esperienza quotidiana. È come se Dante ci dicesse: la fondamentalità del processo creativo è qualcosa di paragonabile alla fondamentalità della nostra esperienza quotidiana nelle sue realtà più materiali ed immediate. Ecco. E secondo me Dante ci suggerisce quello con l'uso di questi verbi, e mi ha sempre colpito davvero tantissimo. Grazie. Ci sono altre osservazioni, domande? Mi sembra
di no, e quindi io ringrazio ancora molto Marco Gallarino per la sua bella lezione su questo tema complesso, ma diciamo presentato in modo molto chiaro. Ringrazio tutti voi. Gigi, se vuoi dare aggiornamenti sul prossimo incontro, magari segnaliamo, anche se tu l'hai già fatto mandando una mail, che c'è stato uno spostamento di orario. Sì. Peraltro il prossimo incontro è stato in qualche modo evocato da un riferimento di Marco alla questione di Acqua e Terra. Il prossimo incontro si terrà il 3 di giugno, non più alle ore 17 come avevamo previsto, ma alle 15. Abbiamo potuto confermare però perlomeno la data, speriamo di non arrecare troppo disagio. I corsi saranno finiti, gli esami non ancora iniziati, quindi confidiamo che sia così. Il relatore sarà Andrea Tabarroni, che abbiamo citato più volte in questi incontri, quindi vi aspettiamo al prossimo appuntamento il 3 di giugno alle ore 15. Con questo direi che anch'io vi saluto, interrompo la registrazione.